sicuramente è il primo giorno che faremo qualcosa, che anche ieri hanno pensato di cominciare a preparare, ma non c'erano le condizioni fisiche, mentali, ma non per altre cose, mentali per la stanchezza, perché 18 giorni e 5 partite sono tante, se non sbaglio, sono tante. Devo dire che abbiamo speso tanto e non vediamo l'ora, noi io, i miei giocatori non vedono l'ora di riposarsi un paio di giorni e recuperare energie fisiche, perché siamo con le ruote sgonfie e domani sicuramente bisogna tirare fuori un qualcosa che, anche se non ce l'hanno, perché giocheremo con una squadra che molto difficile da affrontare, una squadra con esperienza e che se commettiamo gli stessi errori che abbiamo commesso col Brescia ci possono fare del male. Petroni mi ha chiamato, adesso mi dirà quando incontrare, vediamo, domenica, lunedì, vediamo. È anche vero che non potevo spostarmi perché siamo arrivati giovedì tarda serata, venerdì siamo allenati, oggi scusa, al contrario, giovedì siamo allenati, oggi è venerdì, l'ora degli impegni, però la telefonata è arrivata. In questo momento la mia priorità è preparare questa partita e dopo sicuramente la cosa più importante è parlare con lui. Io penso che tutti questi discorsi qua facciamoli quando io ho parlato con lui, e almeno non mettiamo malumori. No, io no, sicuramente no. Allora, a me non mi è mai capitato di vedere ragazzi che piangono per la stanchezza, e di Tacchi era uno di quelli. Martedì mi chiedeva il cambio e io mi sono girato e gli ho detto: io e Ricci non possiamo giocare. Sicuramente stiamo andando anche alla ricerca di un qualcosa di nuovo, qualche giocatore che si può si può provare, perché sicuramente durante l'anno può succedere un qualcosa. Ci stiamo lavorando su questo, sicuramente Mannini l'anno scorso all'Aquila l'ho provato, no? E sto provando anche Golubovic in quella zona là, che secondo me sul binario può fare bene, anche se ancora il campo non lo tiene benissimo. Lui, vedi, più partite fa, le prime partite ha evidenziato anche le stesse problematiche di l'anno scorso, più gioca e più riesce a tenerlo bene. È un giovane, sicuramente, però secondo me può fare qualcosina in quel ruolo là. Però mi piacerebbe avere i giocatori di ruolo e lasciarli nei ruoli di appartenenza. Dipende, se vuoi giocare come incontrista. Tanti allenatori hanno dato un'interpretazione diversa in questo ruolo, no? Sicuramente Francesco, diritto per diritto, è un giocatore devastante, però quando c'ha palla a piede sbaglia poco, non è uno che sbaglia molto, è molto ordinato, però sicuramente Verna può farlo quel ruolo là, sicuramente con meno qualità, ma può farlo.